Buon martedì amici! Faccio un cambio epocale, no? Faccio un cambio. Oggi, oltre il fumetto, sì, ho selezionato, staremo qui. Non vi faccio andare in giro, non vi faccio venire il mal di testa. Ho selezionato del materiale meraviglioso che potete trovare in fumetteria, ma che fondamentalmente non sta esageratamente al fumetto, o ci sta, ma fino a un certo punto. Insomma, lo scoprirete. Come sempre vi ricordo, se ancora non l'aveste fatto, voilà, di iscrivervi a questo canale, di mettere un bel mi piace a questo video, che veramente, dai, a voi non costa nulla, clic e basta, e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Ricordatevi che, ad esempio, per tanti che chiedono come faccio a rimanere aggiornato su tutto ciò che esce, a parte i video che comunque sia trovate qua, vi ricordo sempre che appena arriva il materiale, un micro video di 3, 4, 5, 6 minuti lo trovate anche qui su YouTube, non solo sui vari social. Bom! Qui sotto, ricordatevi, elencato nella descrizione, trovate tutti i link per rimanere aggiornati, appunto, anche solo sulla lista novità e sulle foto dei gadget. Per il resto, se volete seguirmi anche sugli altri social, vi ricordo, sugli altri social, sugli altri canali, scusatemi, vi ricordo anche che c'è BOM! Spiderweb Tech, 4 Chiacchiere Tech, che è un nuovo canale di tecnologia. Ci sono tanto, 6-7 video che potete andare a vedere anche per capire il mood, cioè il modo con il quale io cerco di naturalmente interpretare la tecnologia e farvi arrivare determinati concetti. Se avete voglia, iscrivetevi anche lì o comunque se guardate qualche video. E ricordatevi, il mi piace è un obolo che a voi non costa nulla, ma per noi è importantissimo. Io direi di iniziare. Sigla! Come vi dico ormai, no, da un po' di questi video che sto facendo appunto fino ad arrivare al Natale, Road to... è bello però. Vabbè, scusate, mi sono immaginato le copertine, le thumbnail. Va bene, per arrivare al Natale, quello che voglio fare è farvi vedere più materiale possibile. Ormai l'avete capito, l'avete intuito, ok? E quindi tante idee di materiale che trovate nelle fumetterie, non solo nella nostra, sarebbe stupido, no? Magari siete di Canicattì, siete di Roma, siete di Viterbo. Ragazzi miei, questo video serve per andare dal vostro fumettaro di fiducia e dire: ma sai che vorrei questo libro, vorrei questa cosa, vorrei questo gadget e via dicendo. E sicuramente, visto che quello che vi faccio vedere è fondamentalmente ancora tutto disponibile. Partiamo subito, dai! Allora, Rizzoli Lizard, Rizzoli in questo caso, un volume molto molto interessante. Ragazzi, parliamoci chiaro. Un'onda che ci ha in qualche modo investito e ormai è parte integrante del nostro piacere nell'affrontare culture differenti dalla nostra, è naturalmente la Corea del Sud, il K-pop e tutto quello che riguarda queste subculture all'interno naturalmente della cultura principale di questo straordinario paese orientale, insomma. Corea, la K-culture di Simone Claire, in questo volume di Rizzoli da 35 € è il regalo perfetto per tutte quelle persone che non ne hanno mai abbastanza di sapere qualcosa di questo incredibile paese, ma soprattutto magari dei BTS, delle Blackpink, insomma, della musica, del cibo, dei drama coreani meravigliosi. C'è veramente di ogni. E quindi, ragazzi miei, quale modo migliore di omaggiare una persona che ha piacere nel relazionarsi con questo tipo di cultura, regalandogli questo meraviglioso volume. Credetemi, è fatto veramente bene. Io adoro questo tipo di volumi e me ne compro spesso per andare ad approfondire, perché mi servono per approfondire cartacea, in maniera cartacea, perché credetemi, trovare le informazioni in internet è bellissimo, ma vi rimane fino a un certo punto. Così fidatevi che qualche cosa, anche che magari non trovereste in relazione naturalmente alle informazioni che potreste carpire o appunto recuperare su online, beh, lo trovate in questo straordinario volume. Andiamo avanti naturalmente, ragazzi miei. Io direi di passare a un'altra cosa molto interessante. Ve l'ho già fatto vedere 400 volte, è ritornato disponibile. È il libro The Book. Che cos'è? Costa tantissimo, 95 €, però guardate che roba, è gigantesco, fatto estremamente bene. È una sorta di
visione quasi come se fosse un libro miniato, no? Dei monaci benedettini del 1200, che ne so io, eccetera, per se dovesse scomparire internet, credetemi, non è una battuta, io ce l'ho e fidatevi che è effettivamente fatto bene proprio per quel motivo. Qui dentro trovate tutto ciò che vi serve, potrebbe servirvi un po' la Dr. Stone, straordinario manga e incredibile anime, no? Disegnato tra l'altro dal grandissimo Boichi, ok? Proprio per rifar ripartire la società, proprio dalle basi, dalle fondamenta. Qui trovate come ad esempio coltivare e via dicendo, c'è di tutto, è un libro incredibile. Credo questo, credetemi, se costasse un po' di meno, sarebbe da avere tutti a casa, un po' come per me era la Garzantina quando stavo facendo storia dell'arte. Credetemi, è un libro salvavita, ma anche molto interessante così, di base, sperando che la nostra società non si annulli così per una terza guerra mondiale, visto che se ne sta parlando, per anche scoprire delle cose che magari non sapevamo, molto semplici in realtà, ma che ormai diamo per scontate perché con il cellulare, per tanti altri motivi, eccetera, non ci mettiamo più a approfondire anche delle, diciamo, cose basilari appunto per sopravvivere, ecco, mettiamola così. È un coltellino svizzero con le pagine, è straordinario, questo è un regalo che, credetemi, dai, 95 euro questo libro, in pochi magari se lo potrebbero comprare o vorrebbero comprarlo, però se ve lo regalano è la cosa più bella del mondo, quindi regalate il The Book, meraviglioso, questo è un top dei top dei regali di quest'anno secondo me. Poi, ragazzi miei, c'è un grandissimo comico, stand-up comedian, che io adoro, che insieme a Daniele Tinti, questo nome per alcuni sicuramente so che vi porterà a un podcast, video podcast che trovate su YouTube, che si chiama Tintoria, che è anche un grandissimo appassionato di fumetti ed è anche uno scrittore, ha scritto un libro, eccolo qua, di Stefano Rapone, Racconti scritti da donne nude. C'è anche tutto un particolare percorso durante una puntata che spiega, insomma, fondamentalmente un po' la scelta del titolo, naturalmente casuale, ma per creare in qualche modo un po' di ilarità. E ci sono anche i suoi disegni, molto molto interessanti. È veramente bravo e il libro è molto molto interessante, molto divertente, ma non solo. Credetemi, costa 16 euro, è pubblicato da Rizzoli Lizard, piccolino. Se sapete di qualcuno che conosce Tintoria, conosce Stefano Rapone, che tra l'altro lavora assieme alla Jalappas, su Jalappas Show, eccetera, fa tanti personaggi, insomma, ragazzi miei, questo può essere uno straordinario pensiero, regalo per chi magari ama il fumetto, ma ama anche tantissimo la stand-up comedian, la comicità e questo personaggio da fare. E poi, ragazzi miei, un grandissimo divulgatore, un professore che ha già scritto un bellissimo volume sempre per Feltrinelli Comics. Parliamo naturalmente di Dario Bressanini e del suo Dr. Neutron. Eccolo qua, questo è un libro a fumetti sui fumetti, ma non è solo questo, è un saggio sulla scienza e attraverso naturalmente il piacere del fumetto trovate, tra virgolette, tantissime informazioni estremamente interessanti e fondamentali per comprendere e capire meglio la scienza. Poi, ragazzi miei, non è Natale senza una strenna natalizia dello straordinario Leo Ortolani, ok? Il grandissimo autore di Ratman, ma che ve lo dico a fa, lo sapete benissimo. Quest'anno, l'anno scorso, ha fatto i tarocchi, meravigliosi, li abbiamo ancora. Guardate, lo prendo da qua che riesco... Ah, scusatemi, Eccoli qua, i tarocchi, una scatola incredibile, bellissima. Ragazzi, se siete fan di Leo Ortolani e non l'avete fatto, ahimè, ai, fatelo, tanto ce ne sono ancora in tutte le fumetterie, ok? Se fondamentalmente sapete di qualcuno che è appassionato di Leo Ortolani, eccetera, eccetera, ma anche solo è appassionato di tarocchi, i tarocchi di Leo Ortolani, bellissimi. Quest'anno si è dedicato, credetemi, io non ho mai... Con Leo si ride, punto. Alle volte
una risata magari amara ultimamente perché è cresciuto il personaggio, non tanto lui, e via dicendo. Io credo di aver riso come con questo volume poche volte con Le Ortolani così tanto. Sto parlando naturalmente di Zodiaco. 22 euro, naturalmente Zodiaco di che cosa parlerà, dei vari segni. Poi c'è il solito suo presentatore, eccolo qua, ve lo faccio vedere, che fa un ridere pazzesco. E scusatemi, dai, sto già... perché ho letto la roba del Capricorno. Vabbè, bellissimo, è bellissimo, veramente, ragazzi, questo dovete regalarlo, o farvelo regalare o regalarvelo, insomma, solito, bello, 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 bello. Un libro vero e proprio, nel senso tale da, che mi ha folgorato per la cura con la quale Bompiani lo ha realizzato. È una nuova versione, edizione dello Hobbit, dello straordinario maestro Tolkien, con i disegni direttamente dell'autore. È questa edizione, l'avrete già vista. Guardate che bella la parte della colorazione delle pagine in blu e con questi naturalmente segni. Illustrato dall'autore, con tantissimissimissimi inserti, appunto, vabbè, illustrazioni, ma anche annotazioni e via dicendo. È veramente un capolavoro. Costa 30 euro ed è, può essere, no, una grande strenna natalizia per tutti quelli che magari si stanno anche guardando le varie serie televisive, si rivedono, mia moglie lo fa tipo un giorno sì un giorno no, eccetera, i vari film, si vanno a rileggere naturalmente gli straordinari cicli, libri del Signore degli Anelli, il Silmarillion, l'Hobbit, racconti perduti, racconti ritrovati, chi più ne ha più ne metta. Beh, questa edizione è una di quelle che in collezione dovete avere. Perché ci sono appunto queste incredibili illustrazioni dell'autore, che ci fa capire quanto fosse bravo non solo a scrivere, naturalmente, ma anche a disegnare. Vedete, oltre il fumetto, ma siamo sempre all'interno di qualcosa di disegnato. Incredibile! E come è incredibile, un incredibile autore italiano, che si chiama naturalmente Paolo Barbieri, lo conosciamo in tantissimi, da un bel po' di tempo a questa parte, insieme a Sergio Bolelli editore, sta uscendo con una collana, ormai la chiamo così, di miti e mitologie, non solo, tra Bibbia, tra inferno, purgatorio e paradiso, tra tantissime cose. Mancava che cosa? L'Odissea, eccola qua, l'Odissea illustrata dallo straordinario Paolo Barbieri, con dei piccoli stralci di brani dell'opera in sé e, come potete vedere, l'illustrazione. Guardate che roba, ragazzi, in questo caso vedete Polifemo. Andando avanti abbiamo i Lestrigoni, poi abbiamo Hermes e Ulisse, poi abbiamo il Canto delle Sirene e via dicendo, insomma, l'arco, guardate che roba, bellissimo. Qui siamo a 27 euro, i cartonati Bonelli non costano nulla, costano veramente, veramente, veramente poco rispetto alla qualità e al materiale che naturalmente ci viene dato da leggere, da collezionare, insomma. Ragazzi miei, questo poi lo vedrete nel video di sabato dove porto i fumetti, ho voluto fare questa cosa così, un cambio. Stanno andando veramente tanto e bene dei libri di autori cinesi, ok? In questo caso abbiamo Moxiang Tong Xiu e qui sempre Moxiang Tong Xiu, scusatemi, ho preso questi due, vabbè, fateveli andare bene. Siamo in Oscar Mondadori, o comunque sia Mondadori che dir si voglia, vengono 20 euro a volume, sono tutti e due, il primo di due cicli narrativi. Uno è La benedizione dell'ufficiale divino, la terza ascesa, il volume 1, eccolo qua, e uno è Il sistema di salvataggio del peggiore dei cattivi, sempre volume 1, Il discepolo. Ragazzi, io... credetemi, poi si leggono veramente veloci, a parte i nomi sono un po' particolari, difficili per noi occidentali magari, sono scritti veramente bene, a parte che qui c'è una traduzione assolutamente perfetta, precisa, per che riporta naturalmente a quel
fasto, a quel mood, a quella sensazione che sicuramente in originale deve rendere questi due libri. Della benedizione, no, è il gran maestro della scuola demoniaca, ecco l'altro che vi volevo far vedere. Esiste anche la versione a fumetti che però, appunto, vi ripeto, vi faccio vedere prossimamente. Finiamo le possibili idee regalo. Questi sono video per aiutarvi a valutare magari una visione di un regalo differente. Arriviamo alla fine dell'anno. Natale coincide con il Capodanno. E cosa si fa il primo giorno dell'anno? La prima cosa che si fa dopo essersi risvegliati dall'orgia di cibo e alcol, naturalmente, a cui ci sottoporremo il 31, si butta via il calendario vecchio e si usa il calendario nuovo, si apre il calendario nuovo. Quale modo migliore per iniziare l'anno con un calendario che però deve soddisfare le nostre passioni, ok? Tutti i giorni noi dobbiamo vedere qualcosa che ci soddisfi. Uno dei migliori, secondo me, fatti da Panini negli ultimi anni è questo. Perché? Perché mette insieme tre passioni: il manga, il cibo e fondamentalmente uno dei disegnatori, secondo me, più bravi in assoluto che abbiamo in questo momento a livello naturalmente di mangaka. Voilà! Il calendario naturalmente del mitico Food Wars con Shun Saeki ai disegni e Yuto Tsukuda ai testi, naturalmente. Shokugeki no Soma, titolo originale, calendario del 2025, che in più vi dà anche il primo numero variant. Stiamo parlando di 26,90 €, dove abbiamo appunto fumetto e calendario. Insomma, ragazzi, che cosa volete di più? Non lo so, non ne ho idea. Io questo lo si fa per forza. Guardate le illustrazioni, che belle, ok? Magari fate il fermo immagine e le vedrete. Alcune delle protagoniste con turbanti, insomma, e poi i vari protagonisti e la classe, eccetera, eccetera. Insomma, vabbè, se non avete fatto Shingeki no Kyojin, Shokugeki no Soma o Food Wars che dir si voglia, ci sono i cofanetti, c'è di tutto, c'è il bellissimo box con dentro la bandana, le bacchette, le cartoline, il primo e il secondo variant, io lo farei. Altri due calendari e poi vi lascio andare. Il penultimo, eccolo qua, ragazzi, questo chi ha la mia età, ma non solo. I vostri genitori, la mamma è appassionata, sicuramente vedeva Kiss Me Licia, il telefilm dove Cristina D'Avena interpretava Licia, poi c'era Mirko, c'era Giuliano, c'era Andrea, c'era Marrabbio e via dicendo. C'era questa sorta di localino dove facevano l'okonomiyaki, insomma, meraviglioso. Satomi, Steve, ragazzi miei, scusatemi, mi guardo due immagini, io posso farlo e a voi non ve le faccio vedere. No, dai, vi faccio vedere questa di Marrabbio con Giuliano. È un pezzo del passato, della storia della televisione, di Mediaset, di Berlusconi, della televisione, del cartone animato, del fatto di quanto noi pensiamo a oggi, quanto sia importante il manga, i cartoni animati, gli anime e via dicendo. Ma ragazzi, guardate che negli anni 80, 90 abbiamo fatto quasi di peggio, insomma, eravamo veramente appassionati anche lì. C'era magari tanto di me, cioè non c'era una proposta come quella di oggi, però queste piccole cose riuscivano a sfociare anche in serie televisive, capite? Bellissimo. Sempre Esprea, perché anche questo qua è Esprea, scusatemi, abbiamo costo 9,90 €, ragazzi, 9,90 €, dai. Abbiamo il mitico calendario di Boom, Holly e Benji, Capitan Tsubasa, ragazzi miei, qui messo come giusto che sia con il titolo italiano, Holly e Benji. Le più belle immagini della serie TV, sempre 9,90 €, ve ne faccio vedere una. Voilà, eccolo qua. Insomma, legato naturalmente al cartone animato, non al fumetto. Ve lo voglio dire in italiano ed è per tutti quelli che adorano, hanno adorato Holly e Benji, eccetera, eccetera. Poi dai, questi qua costano 10 €. Cioè, io cerco sempre di darvi una variazione di prezzi, come potete vedere dal The Book, che ne costa 95-98 quel che l'è, a 10 € per un calendario meraviglioso, bellissimo, che insomma comunque può essere uno straordinario, ma veramente straordinario regalo, ok? Quindi ragazzi miei, da fare assolutamente. Basta, il video finisce qui, vi aspetto sabato.
sempre alle 8:30, 8:40, insomma, se non mi dimentico di, diciamo, farvelo sapere. Vabbè, ma se siete iscritti, lo sapete in automatico. Io vi aspetto e vedrete naturalmente altri consigli, in quel caso a fumetti. Ragazzi miei, per il resto che cosa vi voglio dire? L'unica cosa, fate dei regali. Quest'anno in qualche modo coccoliamoci un attimino di più e facciamo dei regali che hanno un pochino più di senso, come in questo caso, no? Qualcosa che unisca l'utile al dilettevole, non solo qualcosa di bello, punto, ok? Ma qualcosa che in qualche modo uno possa usufruirne anche durante l'anno, il calendario piuttosto che un bel libro da leggere che vi tiene incollato alle proprie pagine per un po', un fumetto appunto naturalmente, o i manuali che vi ho fatto vedere che vi terranno veramente tanta compagnia. Io vi saluto, sono Emanuele, vi aspetto in fumetteria tutti i giorni, la mattina, il pomeriggio trovate il mio socio e il sabato tutto il giorno, 10, 1, 3:30, 7:30, vi aspetto, ciao!